c'è Fratello Ento oggi, 30 ottobre 2018. Anche ieri, tanto vento, qui non ha fatto quasi niente, due gocce d'acqua da 2 minuti, poi ha finito tutto. Stessa cosa, ero andato a Pomezia con Risparmio Virtuoso, da qui a Pomezia, da Pomezia veni su, le strade tutte asciutte, non ha fatto niente. Però dopo in altre parti c'è stata la nuvola dei fantozzi, in vari punti, e ha piovuto. C'è state anche le alluvioni in diverse parti d'Italia, però qui proprio poco, quasi niente. È una realtà, come vedi. Adesso ripulisco un po' qui, c'è delle mucche da tirare su. E poi se vuoi vieni a proteggerti anche tu con me, fra poco. Oggi c'è il vento freddo, ieri c'era il vento caldo. Infatti si è strappato già il sacco. È fini si sacchetti. Molto buona la manutenzione, la pulizia, le faccende bisogna tenerle pulite, così campiamo meglio. Come famo se no a sopravvivere nelle discariche? Almeno qui a casa mia mi piace tenere pulito. Comunque, pensando, ho detto, qui a casa mia mi piace tenere pulito, ma anche in altri luoghi, perché qualsiasi luogo è casa nostra, è casa mia e casa tua. Anche un altro luogo è sempre il pianeta Terra, che ci ospita per amore. Sono le energie e le frequenze alte, anche se dico sempre quelle, a me non mi interessa niente, perché se non lo dico io ormai... Non c'è rimasto più nessuno che lo dice. È bene che lo dico tutto un continuo, a ripeterlo sempre. Non me ne frega niente delle parole solite pure che me si dice che io ripeto sempre quelle. Meglio, ben venga. Così forse le menti in coma e i cuori chiusi ormai col l'occhetto e il catenaccio, può essere pure che con la consapevolezza si stacca il catenaccio verso l'amore, per aprire il cuore all'amore,
alla tutela del pianeta Terra. Dai, yes a me. Oh, non vieni pure tu, dai. E' qua, chi aspetti? Oh, tu sei, oh. Ah, sei lì. Vi a vedere chi cicca che magna, dai. Se non vuoi buccà. Ah, la magna, chicca, tu fuggi. No, mamma mia. C'ha una paura, se caga addosso. Chica! Chi? Chica? Ora le se la gusta da magnao. Le magna. Tre volte al giorno io la do da magna. Che cotechino. Chica! Vedi come magna de core. C'ha una fame e se la porta via. Chica! Cucce, cosa avrai visto di? Cucce! Chica! Magna c'ho tutto! Ecco, pronto per la protezione e la liberazione, lo scudo di salvezza, insieme col fuoco che mi fa compagnia e con me stesso. Adesso accendo le tre candele. Io ringrazio il pianeta Terra, mamma Terra, che ci ospita, mi ospita. E ancora stamattina mi ha dato la grazia da svegliarmi per delle ragioni ben precise, come te l'ha data a te sta grazia da svegliarti, ancora una volta. Mi dona il tempo, che è più prezioso di tutti i beni materiali. Ci dona la grazia di sentire, respirare, vedere. Dopo c'è chi è che sordomuti non sentene e non parlene, oppure sordociechi non vedene e non sentene, però respirano. In con me qualcosa abbiamo possibilità, eppure persistiamo in questa vita. Come io ho fatto col fuoco, che l'ho acceso anche le tre candele, che simboleggia lo Spirito Santo, la Trinità, unico vero Dio. Tre persone distinte, nello stesso tempo unico e solo. Tre in uno. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Trinità. Le energie e le vibrazioni più alte in assoluto, che sarebbero la sorgente dell'amore, di cui tutti noi non possiamo farne a meno. Ricendiamo il fuoco in noi, il fuoco della purezza,
il fuoco dell'amore. Tutto ciò che abbiamo bisogno è di amare ed essere amati. E il tempo che ci è stato regalato a gratis è preziosissimo. Non lasciamolo andare in fumo, compiendo delle cose che ci distrugge il corpo, ci distrugge l'anima e ci distrugge i sentimenti, la psiche, il pensiero. L'inquinamento e la contaminazione non è solo nell'ecosistema visibile, che noi vediamo le discariche, il degrado che cresce, ma è soprattutto nel nostro intimo di ognuno di noi. È quello che fa più male, è il degrado spirituale, è le discariche spirituali e mentali, psicologiche che fa più male, che non ci rende vivi. Liberiamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra anima, la nostra psiche dell'inquinamento. Come? Unendoci nell'amore. Creiamo una comunione di bene reciproco. Tante briciole, un solo pane, un solo corpo, come la Trinità, tre in uno. Mi viene in mente la canzone che ha inventato la santa donna Carla Zichetti, che ogni tanto vado a sistemare la tomba. Adesso devo rindare un'altra volta, perché se non è oggi, poco ci manca. Oggi purtroppo c'ho l'intervento alla bocca, ai denti, mi tocca un'altra volta, quindi se faccio in tempo ci vado dopo al cimitero, oltre che a ripristinare la tomba a Carla Zichetti, a mitragliare anche lì le forze negative con il rosario, cosa che adesso uso questa arma per riempirmi di energie e frequenze alte. E allora cantava questa canzone, no? Carla Zichetti aveva inventato questa canzone che simboleggia tante briciole, un solo pane, e fa così: tante briciole, un solo pane, tanti cuori, un solo amore, tante voci, una sola parola, Gesù, 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 Gesù. Quindi, oltre che tante briciole, un solo pane, quindi tanto bene, un solo bene che è l'amore, che è Gesù. Non solo questo, ma volevo dire una cosa importantissima, ma mi sono scordato. Ecco, mi è venuta in mente, mi è venuta in mente. È come la Trinità, distinta, tre persone, ma unica. Quindi il bene reciproco è unico e forma un pane, forma un'unità solida, forte, invincibile. Quando due o più sono riuniti nell'amore, ci ha detto Gesù, quando due persone, due creature unite nell'amore insieme, nessuno le può distruggere. Nessuno, perché c'è Gesù.
È la saldatura perfetta tra due ferri. Gesù è la forza d'amore, è l'energia più alta di gioia, di pace e di salvezza che c'è. Esisterà sempre. È quella energia che tutti noi abbiamo come necessità. E non possiamo farne a meno. È necessaria quell'energia lì per sopravvivere. Ci rende vivi. Tutt'altra cosa, l'energia opposta, che sarebbe l'assenza dell'amore, in un'unica parola, l'energia opposta è il demonio, perché è causa e origine di ogni male. È la disperazione totale. La mancanza dell'amore è la disperazione. Quindi oggi è il 30 di ottobre 2018. Adesso metto su lo stesso disco che gira. Ritorno a dire le stesse cose di tutti questi giorni, sto periodo, è sempre un continuo ripetizione di cose. Che domani, mentre i ragazzini, le ragazzine vanno a scherzante le case per ottenere qualcosa di materiale, dolcetto e scherzetto, la festa di Halloween, no? Creata da un satanista, dal creatore e il fondatore delle sette sataniche nel mondo, no? Prima si è creato in America, poi si è espanso in tutto il mondo. E adesso c'è le sette sataniche dappertutto che tramano insidie e distruggono il pianeta, stanno a distruggere tutto. L'ecosistema, il pianeta, tutto. Soprattutto però cosa? Come ho detto all'inizio, la psiche. Distruggono l'anima. La annullano. Annullano i sentimenti, annullano l'amore. Quindi per questo è l'antitesi totale di tutto ciò che noi non possiamo fare a meno. E cioè dell'amore, di essere amati. Quindi domani, mentre la gente festeggia Halloween, delle feste, così, baldorie, dentro le sette sataniche si consumano dei riti occulti, delle messe nere e delle immolazioni e degli omicidi, soprattutto animali, ma anche umani, omicidi. Pensa che schifo. Mentre la gente si diverte in giro, no? Mascherati dei diavoli, dei demoni, dei fantasmi, dei scheletri. Questi illusi che è una festa, solo una festa così portata dall'America, una festa così, quasi come se fosse un nulla, solo per divertimento, per gioia effimera, una gioia che passa dopo che ti sei messo la maschera. Dopo finisce tutto, vai a casa come prima, se non peggio. E mentre si sta a divertire uno che fa un drink con il proprio amico, un'amica, che sia, coppie contro coppie, dentro le sette sataniche si svolge i riti che significano orge, e porno, droga e accoppiate. Per esempio una donna che sta con tre uomini, quattro uomini, e gli uomini dopo gli fanno le peggio cose, la slabrano, la sbudellano e gli fanno di tutto. Dopo in alcuni casi, in casi proprio eclatanti, oltre che dopo che è stata drogata, stuprata, seviziata, con orge contro orge, frustata con tutto, tanto lì la trasgressione è massima, viene uccisa, immolata e tagliata a pezzi, oltre che gli mette nell'eucaristia consacrata, rubata dalle chiese, edifici, e dopo che gli ha messo sa eucaristia,
la uccide, la consacra al maligno, all'assenza dell'amore. Dopo, in quei casi, se consenziente, la creatura immolata, poco prima che la uccidono, se consenziente, l'anima va all'inferno per sempre, dove non c'è più speranza di essere amato o amata e di amare. Muore per sempre nella disperazione più totale, per l'eternità. Oppure, se non è consenziente che è stato o stata plagiata o plagiato, l'anima si può salvare e il corpo però viene ucciso, come gli animali mica consenzienti, però questi delle sette sataniche li rubano nei cimiteri gli animali, perché hanno più sacralità nel senso opposto, nell'occultismo. Vanno a rubare gli animali ai cimiteri, perché nei cimiteri c'è i gatti, più che altro i gatti. I cani vengono immolati, però è la minoranza i cani, perché i cani, bene o male, ce l'hanno anche quelli delle sette sataniche, i cani. I gatti ce l'hanno poca gente. È più i cani che i gatti che stanno, perché Satana vuole che la gente si tiene sempre più ca, in modo che non fanno i figli e non c'è più speranza di famiglie. Tanto Satana ha distrutto le famiglie, sta distruggendo in continuazione, e vuole che la gente pia i ca piuttosto che il figlio, piuttosto da fare un bambino o una bambina, piuttosto che creare una famiglia insieme, piuttosto che avere un futuro, se preferisce un ca piuttosto che un figlio. Apposta, nelle sette sataniche si sacrifica meno i cani che i gatti, più i gatti che i cani. Ci abbiamo riflettuto mai queste cose qui? Ci rifletto solo io, mi pare. È una realtà. È una realtà che purtroppo ci riguarda tutti da vicino. Perché la maggioranza delle creature si sono alleate e schierate contro l'amore. E si sono lasciate plagiare dalla trasgressione, dalle orge multiple, dalle sevizie porno, che logora l'anima, credendo che vai a finire bene, così c'hai tutti i piaceri mondani, tanto non credendo all'altra vita, alla vita eterna, uno fa tutto quello che può fare, andando contro i valori dell'amore. Tanto dopo uno pensa che finisce tutto, o una, invece non finisce niente. Se noi ci affidiamo nelle briciole dell'amore, tante briciole e un solo pane, potremmo e saremmo nella gioia piena più totale in paradiso. Nell'amore sorgente, quell'amore che dura per sempre. Nella gioia infinita incontreremo i nostri cari defunti. Con Satana non incontreremo i defunti, non incontreremo i nostri cari, i nonni, nonna, e babbo, mamma, zio, zia. Io, per quello che mi riguarda, voglio rincontrare i miei cari defunti, a zio Umberto che non ho visto mai, buon'anima. E voglio rincontrare al mammo, a zio Mario. Voglio rincontrare a nonna Anna, che non l'ho vista mai. Voglio incontrare. Nonna Anna mi ha visto, ma io ero troppo piccolo. A nonna Pierina. A mia nonna. A mio nonno Bibbo. Voglio rincontrare. Io voglio incontrare tutti i miei cari. E se noi ci affidiamo alle energie e alle frequenze alte dell'amore, ci rincontreremo con i nostri cari. Ma se non ci affidiamo alle energie d'amore, ma ci affidiamo alla setta satanica, agli adepti, a tutti i piaceri mondani, che ci porta al degrado dell'anima, all'uccisione, proprio alla morte dell'anima in eterno, non potemo più
Mai più rincontrare i nostri cari. Anzi, non li abbiamo mai incontrati, no? Dopo che è morto in questa vita. Però non li potremo mai incontrare. Mai riabbracciare. Non potremo mai essere più né amati né amare. Pensa un po' che schifo. La madre di tutti gli incubi all'inferno. C'è pianto e stridore di denti. Dammoci una regolata. Uscimo fuori da se sette maledetti. E ci fa sta male, ci fa andare in disperazione e ci muore l'anima. Quindi domani, in poche parole, 31 di ottobre, mentre la gente festeggia, i ragazzini, le ragazzine vanno a fare dolcetto scherzetto, sonne, ne vuole nelle caramelle, vuole nelle robe materiali. Dentro le sette sataniche, stuprene, orge, droga, sesso multiplo, frustate, bestemmie, insulti, calunnie, cagate sopra le Bibbie, strappamenti di Bibbia, bestemmie continue, mazzamento in continuazione di animali, immolazioni anche umane, anche di persone. Pensa tu, pensa che schifo. Dopo, dal 1º novembre, da dopodomani, chi l'ha visto, la trasmissione, chi l'ha visto sarà piena di gente scomparsa. Dove cazzo vanno a finire tutta sta gente? Viene drogati, drogati, plagiate, seviziate, stuprate, tagliate a pezzi e poi sparite. Perché dopo le buttano giù per i fossi, in mezzo ai fiumi. Ecco la fine che fanno questa gente. Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? E il cazzo l'ha visto? O l'ha vista? Vanno a morire, mazzati o mazzati. Allora basta continuare a stante le sette sataniche. Basta. Famecela finita. Perché se no non c'è più nessuna speranza di salvezza. In quest'ora di caos che grava su questo pianeta, che le creature sono ingrate, sono diventate ingrate contro la mamma terra, contro l'universo, contro le forze dell'amore, le potenze dei cieli e la terra sono sconvolte per opera ingrata delle creature che abitano qui su questa superficie terrestre. Ed ora siamo giunti a un momento memorabile del pianeta Terra, che inizia a dare qualche segno di purificazione e di pulizia, perché non ne vuole più delle creature ingrate. Hanno contaminato tutto, stanno contaminando sempre di più. Se tutti noi, da adesso in poi, iniziassimo a creare bene collettivo, eliminando l'indifferenza, eliminando l'odio, eliminando la setta satanica del cazzo, eliminando tutti questi battesimi satanici, uscendo fuori da queste maledette sette che stanno a distruggere il pianeta, le famiglie, tutto sta a distruggere. Noi, eliminando tutta sta porcheria, riusciremo a vivere meglio. E vivere nell'amore, affidandoci alla sorgente dell'amore che si è fatta uomo in Gesù, noi otterremo la gioia, la pace, il perdono, la protezione e la liberazione da ogni male e la salvezza eterna e la gioia, la pace per sempre e il paradiso. Iniziamo fin da adesso a creare bene e armonia, perché se facciamo così, creiamo
creando armonia, non solo acquisteremo gioia, pace e salvezza, ma anche gratificazione personale. Bevendone la sorgente d'acqua, noi stiamo bene, ma bevendone la fogna di Satana, morimo. È tanto chiaro, sarebbe tanto chiaro e semplice. Purtroppo la confusione è tanta. La confusione occulta, i legamenti occulti, tutto ciò che è il contrario dell'amore, ci ha contaminati. Il sistema stesso del materialismo, l'effimero, la vanità, l'orgoglio, la superbia, l'invidia, la cattiveria, l'odio, soprattutto l'indifferenza, perché l'odio è un sentimento contrario all'amore, è uno schifo, però l'indifferenza è pure peggio, è superiore all'odio. Quindi allontaniamo tutta sta fogna. Uniamoci tutti nell'amore reciproco, nell'armonia, che questa è l'evoluzione. L'amore è l'evoluzione che possiamo fare e il cambiamento drastico per il bene del pianeta, per il bene di ognuno di noi. Adesso per intercessione nel nome di Gesù Cristo, per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo e di Padre Leonardo Bellonci, questo fraticello che ha fatto tante opere buone nella sua vita, e per intercessione di Carla Zichetti, questa santa donna, ti chiedo Gesù di liberare le anime nell'oblio delle sette sataniche, che cadute lì, che domani vienne stuprate, gli vienne fatti ogni sorta di sevizi fisici. Poi infine, immolazioni animali e immolazioni umane. Pensa che schifo. Oltre le sevizie, oltre i porno, oltre la trasgressione, le frustate addosso. Pensa che schifo. Dopo c'è pisce addosso, c'è sborene sopra i corpi, già stuprati e tutto, queste ragazze. Vittime di terrorismo mentale e fisico, non solo sessuale. Sono vittime. Dopo c'è, te l'ho detto, come ti ripeto, c'è chi è che è consenziente, pure peggio. Ti chiedo la grazia, Gesù, di liberare e guarire e proteggere e sprigionare tutte queste anime che sono state inguagliate e ingannate da questi adepti maledetti, demoni incarnati. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nato da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, invochiamo lo Spirito Santo, che adesso c'è i cuori, le anime, chiuse dentro un sarcofago, chiuse a chiave con locchetti contro locchetti, catenacci contro catenacci, strappiamo tutti questi catenacci. Aprimo sta porta del cuore, sto sarcofago del cuore che l'emo chiuso. Andiamo a bere la sorgente dell'amore per vivere nella gioia, nell'armonia, nella felicità con Gesù, Gesù, Giuseppe e Maria. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo il raggio della tua luce. Vieni, Padre di poveri, vieni, datore di doni, vieni, luce di cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima.
dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna, amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Oggi siamo già a martedì 30 ottobre, domani è l'ultimo di ottobre, il 31, pensa tu. Poi c'è novembre, tra un mese e mezzo è Natale, Natale 2018. Ci pensiamo, no? Porca miseria, come passa il tempo. Come passa il tempo verso la distruzione di tutto e la fine di tutto, perché così facendo, se andiamo dietro ancora a Satana, alle sette sataniche, contribuiamo alla distruzione del pianeta e annientiamo le nostre anime. Basta, mettemici una pietra sopra, facciamolo sto cambiamento di evoluzione nell'amore, nella salvezza. Questa vita passa per tutti, eh? Il tempo è limitato per tutti, non è solo per me che sto a parlare, ho 40 anni. Te mi stai a guardare 20 anni, 15 anni o 10 anni, stai a ridere. Vabbè, ridi, ma quando c'hai l'età mia non ridi più. Dopo comincio un po' a riflettere. Dopo vieni a dire, oh, sono arrivato a 40 anni, mi ci rimasi quanto? Non so io. Può essere pure che già domani sono nell'aldilà, oppure fra mezz'ora quando vado via con la macchina. Fu un incidente, è finito. Vado nell'aldilà. Cosa ne so, però se mi va tutto bene posso campare altri 10 anni, 20 anni, nemmeno, o poco di più, non lo so. Comunque la vita è corta. Adesso hai 10 anni, 15 anni, 20 anni, adesso ridi, mi pigli per culo, ma il tempo passa pure per te, eh? Imbecille. O imbecillita. Imbecilli. Pensiamoci un attimo, il tempo sta a sfuggire da mano, eh? L'unica cosa che conta è l'amore. L'unica cosa che conta beve nella sorgente dell'amore, che è Gesù, che ci dona felicità. Non è Satana, non è le sette sataniche, non è a battezzarsi per Satana. Che c'è la disperazione lì, eh? E le orge, il sesso sfrenato, le zuzzure varie, la trasgressione, se robe lì, non è che porti né al bene, alla felicità, alla gratificazione oppure alla vita eterna. Portano alla morte eterna, eh? Portano alla morte eterna, portano a bere in te la fogna. Quanto puoi durare a bere in te la fogna? Una persona quanto può durare a bere in una fogna? Un giorno? 2 giorni? 3 giorni? Dopo muori. Non c'è speranza per chi ha che beve in una fogna. Beviamo nella sorgente che è Gesù, l'unica nostra salvezza. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo il raggio della tua luce. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia nell'orto degli ulivi. Giunsero intanto ad un podere chiamato Getsemani ed egli, Gesù, disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. E invece i discepoli si addormirono tutti. Hanno lasciato Gesù solo e l'hanno tradito tutti.
Gesù è l'amore, quindi l'uomo ha tradito l'amore e adesso sta nel caos più totale, perché ha scelto la fogna, ha scelto da bene la fogna, adesso è allo sfascio. Cambiamo, beviamo nella sorgente da adesso in poi. Mitraiamo, dai, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti raccomando, Mamma Maria, nel nome di Gesù Cristo, per tua intercessione e l'intercessione potente di San Michele Arcangelo e anche di Padre Leonardo Bellonci, di salvare e liberare tante anime che sono state plagiate, abbindolate e portate nelle sette sataniche per essere immolate. Proteggile, liberale, guariscile, sprigionali, Gesù. Grazie, Gesù. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù. Allora Pilato rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine. Allora i soldati, spogliatolo a Gesù, gli misero addosso un manto scarlatto ed intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo. Qui è un pezzo del Vangelo, però tutto quello che c'è stato nella passione vivente non ce lo potremmo immaginare. È molto di più di quello che c'è scritto lì. Tramite Suor Faustina Kowalska, Maria Valtorta, Gesù è apparso e gli ha detto cosa ha sofferto nella passione vivente e quanto ha sofferto. Gli hanno strappato la barba, oltre che l'hanno flagellato, lesioni, era una carneficina, le carni a spendolò, gli ossi fratturati scomposti, le ossa, le vertebre, le costole fratturate, la spalla sinistra fracassata e il polmone sinistro gli scappava fuori. Gli hanno strappato pure la barba dalle guance, gli hanno spaccato il naso, le labbra, gli occhi, pure strappato la barba, i bambini gli sputavano addosso, i soldati una canna ante la testa e lo prendevano in giro in tutti i modi possibili, tradito, flagellato e ha assorbito tutto il peccato di tutte le generazioni, passate, presenti e future. Tutte in lui.
Che amore folle che ci ha avuto la sorgente dell'amore per noi. Pensa tu, e cosa fa la creatura umana? Si affida a Satana. Che Satana ha la perdizione eterna, la disperazione totale, la morte eterna. Pensa quanto è imbecille le creature. Padre nostro che sei nei cieli, chiediamo al Padre nostro dei cieli, Gesù, di donarci una corazza di salvezza e di protezione in noi e che rimanga in noi questa sua protezione e la liberazione di tante anime perse, cadute nell'oblio infernale delle sette sataniche maledette, di tutti questi dottori d'ste sette, adepti che fanno tutti questi legamenti, lacci neri e abbindolano i cervelli e le menti facilmente plagiabili e fragili, le menti fragili, coloro che soprattutto hanno sofferto nell'infanzia vengono plagiati e plagiate, drogati, drogate e portate dentro la setta senza che si rendene conto un due che vanno e che fine farà, che finaccia fanno, non si rende conto di niente perché drogati e drogate sa gente non capisce ne più niente, imbriachi, drogati e dopo a posto, dopo piene tutto, piene come i manichini, un teatrino del demonio. Come ho detto sempre io, in quasi tutte le produzioni che ho fatto dal 2006. Pensa tu, se sta avverrà tutto a più non posso. A me mi ce piane tutti per culo quando ho cominciato, perché c'avevo il modo mio da interagire, a modo mio. Il modo mio non era consentito per il mondo e non lo è nemmeno adesso, perché il mondo va dietro a Satana e sa che do fastidio. Perché sono così perseguitato? Perché il demonio non vuole che dico queste cose, perché è vero. Lui è l'inganno astuto e a fa credere che non esiste. Invece può fare come gli pare, se uno non ci crede, su di quella vita lì, può fare come gli pare. Quando una persona, una creatura non crede a un cazzo, prova anche una setta satanica e non crede manco che esista il demonio, allora il demonio ha vinto e gioca l'anima e la sbatte da tutte le parti e la finisce nella disperazione più totale. Pensa tu, veramente le creature sono diventate proprio le discariche. Ormai oggetti di largo consumo, come i cessi, ce caghi, ce vomiti, ce pisci e ce sborri. E i cessi diventate le creature umane. Quasi tutti i cessi, dentro una fogna. Pensa che schifo, che schifo, degenerazione. Madonna, le mi sono stufato a stante sta generazione. Gesù, proteggici, liberaci, guariscici, toglici da questa prigione satanica di abbindolamenti cerebrali, fisici e spirituali e psichici. Per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo e di Padre Leonardo Bellonci, mentre dico queste cose c'è i passi di sopra. Perché non gli va bene al Satana, capito? Se c'è un demone che gira, gli dà fastidio un bel po'. Che dico queste robe? Queste maledizioni, lacci neri, messe nere, queste sette sataniche maledette. La lotta è ardua, però
Se ci affidiamo a Gesù, non dobbiamo temere alcun male, perché Lui è lo scudo della nostra salvezza. Non c'è un altro all'infuori di Gesù che ci dona la salvezza. Grazie Gesù della tua salvezza che mi stai donando e mi hai sempre donato. Grazie del tuo scudo di difesa invincibile. Grazie delle tue protezioni. Grazie Gesù, lode e gloria a te. Lode e gloria a te. Lode e gloria a te, mio re, mio tutto. Come ho detto ieri in un video di esplorazione laggiù a Pomezia, no? Che la bocca e la lingua nostra non serva solo per dire le stronzate, per prendere per culo alla gente, per mettere zizzania, per parlare male dell'altro, ma che servisse soprattutto non solo per il nutrimento del corpo fisico, ma soprattutto per il nutrimento dell'anima, nella lode continua alle energie e le frequenze alte del pianeta Terra, l'universo, se non credi a un cazzo. Io l'universo e il pianeta lo definisco Dio, perché si è fatto uomo, questa energia è venuta sulla Terra in Gesù. Quindi le definisco Dio e mi affido a Dio, in Gesù ovviamente. E non è religione Gesù. Ricordiamoci che le religioni l'ha creata l'uomo contro Dio. Le religioni l'ha create le sette sataniche. Che c'è stato sempre un capo. Non è che si è creata col capo Lidia in America che ha creato Halloween quello. Ma niente di nuovo. Le sette sataniche c'è state sempre. Da quando è venuto Satana si è trasferito da Marte sulla Terra. Sai, i suoi angeli caduti. Si è trasferiti e ha contagiato le creature facilmente plagiabili e si sono consacrate al demonio e sono diventate vittime e seguaci della fogna del demonio. Quindi tutte queste creature che si affidano al male, puro male, hanno creato le religioni per fare guerra, economia, soldi, interessi finanziari, vanità, effimero, superbia, i sette vizi capitali, hanno creato caos, scompiglio, inquinamento, degrado, cattiveria, odio. Da 20 anni a sta parte c'è l'indifferenza. Adesso è aumentato l'odio nell'indifferenza, nella mancanza di interesse per l'ambiente, per tutto. L'indifferenza è la mancanza di tutto, peggio dell'odio, pensa tu. E questi che doni sono? Chi è che l'ha donati questi doni qui? Chi è che ci ha donato l'indifferenza, sta roba lì? Satana, è il demonio, è ovvio, no? I demoni, dopo è incarnati pure sui suoi discepoli, gli adepti, sta gente lì, che hanno dei lavori legali, però sono lavori di merda che portano alla disperazione, portano alla vanità, alla forza finanziaria che porta a Satana, alla disperazione, alla fogna. È meglio averci un tugurio come il mio, che io non lo definisco tugurio perché questo è un paradiso. Perché se sta bene qui in questa casa, si sciala, anche se mi mandano i demoni, di tutto e di più, si manifesta animali, sotto varie forme, ma si manifesta i spiriti demoniaci, di tutto mi si manifesta, perché me le mandano, perché non sopportano che ci metto la protezione qui su internet. Su internet, per questi angeli incarnati demoniaci, vogliono che ci sono solo stronzate. Su YouTube deve esserci solo le stronzate per traviare le anime, le menti già imbecillite. Ma questo non è un tugurio, questo è un paradiso. La casa questa qui è un paradiso. Con Gesù, anche una catapecchia piccolina, una casetta piccola,
È un paradiso. Allora mi è venuto pensato, c'era una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini, tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Chiedemo allora la protezione, la liberazione di Gesù da tutte queste energie e frequenze basse che ci distruggono, affinché fossimo liberati. Liberaci tu, Gesù, per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo e di Padre Leonardo Bellonci e di Carla Zichetti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Altri 20 proiettili contro le energie e le frequenze basse adesso spariamo. 20 proiettili. Che cos'è un proiettile? È un'Ave Maria che ci ha donato Gesù e Maria nelle apparizioni, il rosario. Non ce l'ha donato una religione, come si diceva dal 2014 al 2016, ma perseguitato uno, frustrato, che diceva sempre che io la religione, metto la religione. Quale religione metto? La religione l'ha creata Satana, l'inganno più totale e astuto. Dio, Gesù, le energie del pianeta Terra che ci amano, non è religione. La Chiesa, a parte l'edificio, gli edifici che l'uomo l'ha chiamati Chiesa, ma in realtà sono templi dedicati al pianeta, all'universo, a lodare il pianeta, all'universo, i templi. Però è stata chiamata Chiesa, è stata chiamata Chiesa, come
la materia religione è stata chiamata religione. Eppure è un credo, è un credo. Uno crede all'amore e non si poteva chiamare religione, perché le religioni è l'inganno astuto satanico. Quindi tutta la gente che mi ha detto lui è religioso, la religione, siete stati ingannati, signori e signori. Io mai ho parlato di religione, mai. La religione è la falsità, l'inganno, la vanità, la superbia, la guerra, l'indifferenza. Adesso è diventata tutta indifferenza. Le religioni ha distrutto le teste, i cuori, ha corrotto tutti. Gesù non è religione, Gesù è il fuoco della sorgente dell'amore, inesauribile, che ci ama. Ci dona la salvezza unica, solo con Lui siamo salvi. Affidiamoci al suo fuoco d'amore, beviamo nella sorgente dell'amore. Non possiamo continuare a stare con Satana a bere la fogna. Morimo, no? Svegliamoci, no? Che imbecilli! Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Nel tuo nome, Gesù Cristo, per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, di Padre Leonardo Bellonci e di Santa Rita d'Acascia, e di Carla Zichetti, ti chiedo la grazia di slacciare i nodi delle fatture nere occulte, di slacciare tutte le magie, gli incantesimi occulti dalle anime perse e cadute nell'oblio del plagio, della droga, del sesso, del porno, delle orge sataniche, delle schifezze, zuzzure varie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Adesso siamo giunti all'ultima mitragliata di questo rosario di oggi, che Padre Pio li recitava sui 38-40 rosari al giorno, in continuazione, anche mentre confessava, per proteggersi dal demonio, perché lo assillava e gliene faceva le cotte e le crude il demonio, perché lui salvava tante anime. Allora il demonio era sempre io contro, gli era sempre contro, anche se non ci credi è così, è una realtà. Quindi affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui, chiedendo intercessione a Mamma Maria, San Michele Arcangelo e ai santi e sante del Paradiso, chi vogliamo noi. Potremmo includere anche Giovanni Paolo II, Santa Rita d'Acascia, Santa Veronica Giuliani, Santa Gemma Galgani, San Atanasio, Ce ne tanti dei santi che sono delle luci che illumina la strada verso il paradiso, verso la gioia eterna, verso la sorgente dell'amore. Che è necessaria per la nostra felicità e salvezza. Nel quinto mistero si contempla la crocifissione e morte. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E emesso un alto grido, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero e per tutte le anime cadute nell'oblio infernale delle sette sataniche. Liberale te, Gesù, per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, di Padre Leonardo Bellonci e di Santa Carla Zichetti e della santa che preferisco io, Santa Gemma Galgani, la santa che mi piace un bel po' e ne sono innamorato. Santa Gemma Galgani, chiedo la tua intercessione presso Gesù. Salva più anime possibili che si trovano impelagate lì, queste sette maledette, che non si rendono conto che fanno il danno. Quando lo creano agli altri, lo fanno a loro stessi, non si rendono conto. È ora che si rendono conto e vadano con Gesù per la loro salvezza. Se continuano così, sarà la fine per loro, è la loro dannazione eterna. Gesù è la nostra unica salvezza. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, a te ricorriamo, gli esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, Dolce Vergine Maria. Adesso un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre, per terminare qui questa arma potente, e per la benedizione di Gesù che scenda copiosa e ci riempa di Spirito Santo, di liberazione e guarigione e di protezione, uno scudo di difesa invincibile, il quale, col quale noi non temiamo più nessun male, nessuna paura ci sfiorerà se ci abbiamo e chiediamo questo scudo di difesa invincibile da Gesù per intercessione di Mamma Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Al Dio Trino d'unico sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E la tua benedizione, Gesù, per intercessione di Mamma Maria e San Michele Arcangelo, scenda su di me, su di te, tutti coloro che mi state a guardare, anche su di te, sì, te. Padre, Figlio e Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Fine.